Amici di Mondo Arancione, oggi siamo a Casa Guidi e uno si domanderà: ma chi è che abita proprio qui a Casa Guidi, vicino a casa di Capitan Gambadori, tra l'altro, da cui siamo già stati? Ecco, dietro questa porta l'abitazione di quei due bravi ragazzi, di Giulio Giordani e Ivo Molnar, perché ha voluto precisare la pronuncia. Andiamo a trovarli. Eccoci qui e intanto troviamo subito Ivo Molnar. Molnar, giusto, giusto. Perché appunto ancora ho fatto un po' di difficoltà, ma d'altronde, come usa ormai coi telecronisti di oggi, si inventano gli accenti come gli torna meglio. Forse ti ha anche portato bene fino a... Se porta bene puoi continuare con Molnar. si cambia magari anche alla, in comune, però insomma. Ivo Molnar. No, sono un cretino. Eccoci con Ivo, che ci ha appena fatti entrare in casa. Invece Giulio per ora è un po' occupato, quindi ora magari arriva a salutarci. E allora che si fa? Si va, andiamo a dar noi a Giulio. Allora, ecco, Giulio era qua che ciacciava un po' con il tablet e dobbiamo interromperlo, però, perché ora dobbiamo scoprire qualcosa in più del nostro esterno, inizialmente attaccante, poi rivisto nel ruolo di esterno di centrocampo da Mister Moggia, e quest'anno ti ha un po' reinventato come ruolo rispetto a quello che avevi fatto prima anche nelle giovanili del Siena, da cui provieni. Sì, pure l'anno scorso con Mister Cabanini ho iniziato punta, nel 4-3 giocavo punta esterna e l'ho fatto fino alla primavera appunto a Siena e mi trovavo abbastanza bene. Poi è arrivato Mister Morgia e mi ha visto bene in quel ruolo, comunque non è che stia facendo male, quindi penso anche questo può essere un ruolo adatto a me. Tutt'altro che negativa la tua esperienza in questo ruolo, anzi lo dimostra anche l'utilizzo che poi è stato fatto in nazionale, diciamo rappresentativa della Serie D quest'anno al torneo di Viareggio. Diciamo, ecco, ripercorriamo un attimino l'inizio della tua esperienza sportiva. Famiglia, tra l'altro, una famiglia sportiva da cui provieni. Ho scoperto appunto che il tuo babbo è stato capitano della squadra di Anzio di pallanuoto. Te invece con la pallanuoto non ci andavi molto d'accordo? No, in verità tutta la generazione di mio padre, fratelli, sorelle giocavano a pallanuoto anche ad alti livelli, appunto, in Serie A per parecchi anni. Però io e i miei cugini abbiamo preso un'altra strada, diciamo. È arrivata all'inizio la chiamata del Siena e allora tu, anche giovanissimo, sei dovuto anche andare via di casa, sempre però avendo il sostegno pieno da parte dei tuoi genitori, che ti hanno seguito e tuttora ti seguono praticamente in tutte le partite. Sì, loro gli piace veramente tanto venire a vedere le partite, lo fanno da quando sono partito da casa, ma anche quando ero a casa ogni domenica, trasferto in casa, venivano a vedermi giocare, insomma. Ivo Molnar e non Molnar, e purtroppo mi ero deciso a chiamarti nella maniera sbagliata, maniera che comunque ha portato bene, oddio, non so come ti chiamavano, però quando nel 2010 hai avuto diverse esperienze con la nazionale croata, quindi quello che diciamo ai nostri telespettatori e magari scoprono oggi riguardo al nostro grande centrale difensivo è che appunto per te ci sono state anche diverse esperienze nella nazionale under 17 croata. Sì, è stato nel 2010, mi pare, quando giocavo nell'Inter, sono stato convocato nella nazionale croata under 17 e niente, abbiamo fatto diversi tornei eppure la qualificazione per gli europei che si svolgeva lì in Croazia e niente, lì è finita. È stata però una bella esperienza. Ti domando com'è nato invece il tuo trasferimento all'Inter?
Sono andato a fare un torneo in Italia con la mia squadra Rijeka in Croazia e mi abbiamo visto giocare lì a Milano. Abbiamo vinto contro l'Inter in finale. Poi sono andato a fare un provino e l'anno prossimo mi hanno preso. È stata appunto un'esperienza che poi ti ha portato prima al Voghera, nella tua prima esperienza, diciamo, a livello dilettanti, sempre in Serie D, in trasferimento, insomma, in prestito dall'Inter. Poi l'anno scorso all'Olginatese, quando probabilmente sei entrato un po' nell'occhio di Mister Morgia, che ti ha voluto poi qui a Pistoia. Sì, a Voghera è stata la prima volta che giocavo con i più grandi, esperienza positiva. E poi l'anno scorso sono andato in Olginatese, poi ho avuto un po' sfortuna perché mi sono fatto male a febbraio e poi quest'anno sono qua a Pistoia. Mister Morgia ti ha voluto, sinceramente, dici appunto la tua prima esperienza tra i più grandi, però insomma più grandi a livello anagrafico, non certo a livello di fisico, perché insomma lì di più grandi di te se ne vedono pochi. Ho ritrovato una tua intervista rilasciata appunto quando eri a Voghera, ti lamentavi che appunto lì rispetto alle zuppe, al pesce, diciamo che eri solito mangiare in Croazia, lì c'era polenta tutti i giorni. Invece ora qui in casa con Adesso Giordani. meno male che c'ho Giordani che mi porta il pesce, si mangia bene, con lui sono contento, sì. Cosa gli prepari da mangiare? A parte, quindi cucina lui, cucina No, te. cucina lui. Chef, sono il Chef. chef. Il piatto del giorno generalmente qual è? Spaghetti con le vongole, vabbè, classico. E per secondo un rombo al forno con le patate. Buonissimo. Apprezzatissimo da Ivo Molnar. Bravo, giusto. È un bravo chef. I piatti li rigoverna lui però. Sì, lui lava tutto quanto qua. Bravo. No, quando sporco io, lavo io. Quando sporca lui, lava lui. Però mi sembra che in questa squadra ci siano praticamente tutti fidanzati, tutti sposati, chi addirittura, buon per loro, ci mancherebbe, come capitano addirittura. In dolce attesa insieme alla compagna, invece Giulio Giordani, per chi lo volesse sulla piazza, lo diciamo a tutte le ragazze di Pistoia, totalmente libero. Sì, succede, sai com'è. Ma qui a Pistoia ancora ce n'è stata qualcuna? No, no, a Pistoia ancora no, le prende tutte il mio compagno di casa che non ne lascia uno nemmeno agli amici. Ecco che quindi si scopre appunto il fascino del croato, perché appunto sembra che qui invece Ivo rimorchia e come. Sono troppo geloso, non gli lascio niente io, le prendo tutte per me. A me va bene tutto. L'importante è che non tocchi nulla con gli altri. L'importante è che sì, tutto per me. Senti, invece il vero sogno di Ivo Molnar è quello di arrivare a vestire la maglia del Napoli. Sì, certo, sono molto affascinato di Napoli e dei napoletani. Abbiamo visto un film insieme e da quel giorno mi sono innamorato. È scattato tutto da un film. Il Sì. film è stato cosa ti ha fatto innamorare? Il film, la lingua, voglio proprio imparare napoletano. Invece, Giulio, tifoso laziale, che squadra potrebbe voler andare a vestire? Che maglia in futuro? La domanda è scontata, direi la maglia biancoceleste, che è un gol al derby sotto la curva nord. Però Sogno qui di ogni laziale, non per un film, ma perché la passione per la Lazio penso venga da quando eri no? piccolo. Sì, no, la mia famiglia è laziale, a partire da nonno fino a mia sorella, ognuno, tutti laziali, e quindi è una passione che è nata fin da piccolo allo stadio, con papà e mamma, e adesso è il mio sogno, vestire quella maglia. Ci lavoriamo, mentre invece qui una maglia di Serie A l'hai vestita, quella dell'Inter, ma quali squadre invece ti piacciono di più, partendo appunto dalla squadra che tifi dove sei cresciuto in Croazia, ma poi anche a livello internazionale, quali sono le squadre che ti piacciono di più? A livello internazionale tifo per Chelsea, un
mi piaceva da sempre. Vorrei un giorno almeno andare a vedere la partita, Proprio Mourinho come allenatore è azzeccato. Sì, mi piace il suo stile. Avresti potuto trovarlo all'Inter, tra l'altro. Sì, l'ho visto parecchie volte, però non abbiamo avuto un contatto così. Che stai facendo? Sto lavando i piatti, io. Sono ancora sozzi. Come sono, sì? Lavali bene. Lavali tu allora, No, lui. non lavali bene. Dai, Al massimo ti posso dare aiutami, dai. una mano. Guarda qua. In Croazia come lavali i piatti? Allora, io penso sia l'ora di andare. Giusto. Giulio, vieni qua, che Stefano va via. Sei andato via? Ma chi è? È uno dei nostri coinquilini. Ah, Peluso. Aveva No, capito male. un amico. Come si Totò, chiama? Totò. Totò, Totò. E allora, a questo punto, da Giulio Giordani, Ivo Molnar, anzi, Molnar e Totò, è tutto. Allora ci vediamo alla prossima, ci vediamo Ci qua. vediamo domenica. Ci vediamo. Allora!